La TV fatta con stile. Muore nel pozzo per salvare il suo cane, tragedia di Natale a Rocca d'Aspide. Pauroso frontale sulla Cilentana, madre e figlia in ospedale. Agropoli, i primi 18 mesi dell'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. Il TG Stile tra Vasci e Vichi di Castellabate per ammirare il presepe vivente. A Vallo della Lucania invece presepe vivente del Settecento napoletano al Rione Sasso. Buone feste e ben ritrovati con l'informazione del TG Stile. In apertura riprendiamo la tragedia che ha listato a lutto il Natale nella comunità di Rocca d'Aspide, dove un operaio di 63 anni ha perso la vita per cercare di salvare il suo cane finito in fondo ad un pozzo durante una battuta di caccia in collina. Un dramma che ci racconta con l'ausilio delle immagini Alfonso Stile. È morto in un pozzo per salvare il suo cane. Tragedia di Natale a Rocca d'Aspide, dove il 63enne Mario Coviello ha perso la vita nel tentativo di recuperare l'animale. Caduto nell'anfratto profondo circa 8 metri e con all'interno almeno 3 metri d'acqua. Durante una battuta di caccia da solo in località Massano, l'uomo non ha più visto il segugio, fino a notarlo abbaiare impaurito e infreddolito nel pozzo. Così ha tentato di salvarlo dopo aver recuperato e legato insieme diversi teli per la raccolta delle olive recuperati nei dintorni. Create così due funi di fortuna, ancorate da un lato a degli olivi, si è calato nel pertugio scivoloso, ma una volta recuperato il cane, nel risalire ha forse perso l'equilibrio o è scivolato a causa del peso, piombando così nell'acqua gelida dove purtroppo è deceduto insieme al suo fedele amico a quattro zampe. A dare l'allarme sono stati i familiari non vedendolo più rientrare a casa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Agropoli, diretti dal capo di staccamento Angelo Picariello, insieme a un'ambulanza della Croce Rossa di Piazza Santini e ai carabinieri della stazione di Rocca d'Aspide, i quali hanno subito avvisato il magistrato di turno presso la procura di Salerno, che ha disposto l'esame esterno sulla salma a cura del medico legale. Da capire se l'uomo sia morto per annegamento o ipotermia. Accanto al pozzo è stato recuperato il fucile della vittima e sono in corso indagini da parte dei militari dell'arma della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Giuseppe Colella, per accertare eventuali terze responsabilità, visto che il terreno è di proprietà privata. Il luogo del dramma è stato sottoposto a sequestro dall'autorità giudiziaria. Sotto shock la comunità di Rocca d'Aspide per le sorti del 63enne, appassionato di caccia, ma di professione operaio edile e residente in località Carretiello, sposato con una figlia che ha perso la vita in una storia straziante. Frontale tra due auto lungo la Cilentana ieri sera nei pressi della diga della Lento. Ferite una donna e sua figlia minorenne, entrambe trasferite in ospedale a Napoli. Immagini e dettagli del sinistro nel servizio di Antonio Vuolo. Due automobili sono rimaste coinvolte nel giorno di Santo Stefano in un incidente stradale lungo la statale 18 Cilentana all'altezza di Prignano Cilento nei pressi della diga della Lento. Ferite mamma e figlia minorenne residenti a Moio della Civitella, trasportate dapprima all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dai sanitari del 118 per poi essere trasferite rispettivamente al Cardarelli e al Santo Bono di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco dei distaccamenti di Agropoli e Vallo della Lucania. Il terribile sinistro è avvenuto poco dopo le 18. Le due auto, una Lancia Musa e un SUV Tucson, hanno impattato frontalmente all'altezza della diga a Lento tra Prignano Cilento e Domignano.
Ad avere la peggio, la donna quarantenne e la figlia tredicenne, rimaste incastrate tra le lamiere accartocciate del veicolo ed estratte dai caschi rossi. Alla guida del SUV, invece, un 66enne amministratore comunale di Oria, per lui ferite lievi. Le due donne, a causa invece delle ferite più gravi, sono state trasferite da Vallo della Lucania a Napoli in eleambulanza. Disagi al traffico veicolare con le auto deviate su strade secondarie. I due mezzi incidentati sono stati infine rimossi dal soccorso stradale Riga di Castellabate. Vigilia di Natale amara per una giovane coppia di Montecorice derubata in casa dai ladri, ma sono diversi i furti registrati nella zona nell'ultimo periodo. Approfondiamo. Ladri in azione durante la sera della vigilia di Natale nel territorio comunale di Montecorice. I malviventi hanno messo a segno il colpo nella frazione Giungatelle, introducendosi all'interno dell'abitazione di una giovane coppia. I ladri hanno messo a soqquadro la stanza da letto e rubato i contanti che hanno trovato all'interno della casa. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati gli stessi proprietari, avvisati dall'alert del sistema di videosorveglianza sul proprio smartphone. La giovane coppia, che era fuori casa con amici, si è precipitata a Giungatelle, ma i malviventi si sono subito dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Ad agire sarebbero state due persone con i volti coperti più un terzo complice in auto pronto con il motore acceso per poter scappare. Si tratterebbe di una Seat di colore scuro, probabilmente anch'essa rubata e già segnalata ai militari dell'arma in occasione di altri furti avvenuti nel territorio cilentano. Pochi giorni prima, infatti, sempre nella frazione Giungatelle, i ladri sono entrati in pieno giorno all'interno di un'altra abitazione, portando via preziosi e contanti. Altri episodi sono stati denunciati anche nel comune di Castellabate e nell'area intorno alla Montestella. Sul caso indagano i carabinieri. Proprio nelle scorse settimane, tra l'altro, i militari della stazione di Santa Maria di Castellabate hanno arrestato due cittadini di origine albanese, ritenuti responsabili di altri furti avvenuti nel territorio cilentano nei mesi scorsi. Controlli antidroga delle forze dell'ordine anche durante i giorni di Natale. In manette sono finiti tre pusher a Salerno e Battipaglia. Sentiamo. Arresti per droga a Battipaglia e Salerno in queste ore di festività natalizie. In azione polizia e carabinieri, i poliziotti del commissariato battipagliese hanno proceduto ad arrestare due cittadini stranieri, Aduk Adberrahim e Bel Baraka Youssef, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il loro possesso, circa 448 grammi di hashish e poco meno di 37 grammi di cocaina, nonché 1.355 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti proventi dell'illecita attività, e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia di Salerno, unitamente ad una squadra di intervento operativo del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli, hanno invece arrestato in flagranza di reato per detenzione fini di spaccio di sostanza stupefacente Giovanni Gebre, trovato in possesso a seguito di perquisizione di oltre 3 grammi di cocaina, nonché di 2.300 euro in contanti. Ed ora una notizia di politica. Ad Agropoli il sindaco Roberto Mutalipassi ha tracciato il consuntivo dei primi 18 mesi di attività amministrativa al servizio della comunità cilentana. I punti salienti nel prossimo contributo. È stato un anno e mezzo intenso durante il quale non ci siamo risparmiati, cercando di non perdere un attimo di tempo. Con queste parole il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha tracciato il bilancio dei primi 18 mesi di amministrazione. Diverse le azioni portate avanti, dalle opere pubbliche alla sicurezza, passando per il personale, il decoro, l'edilizia scolastica e molto altro ancora, con investimenti per svariati milioni di euro, in parte provenienti da fondi sovracomunali. Il proposito mio e dell'amministrazione che mi onoro di rappresentare è quello di rendere la città più vivibile, accogliente e ricca di servizi, utili a renderla più moderna e a misura di cittadino, prosegue Mutalipassi. Abbiamo puntato su sicurezza, cultura, sociale, turismo e commercio. Anche gli eventi hanno rappresentato e rappresentano un volano per creare momenti utili ad attrarre visitatori ed ospiti. Il lavoro da fare è ancora tanto e ci metteremo tutto l'impegno possibile, anche per il prosieguo, per fare il bene della nostra città. Tra le azioni avviate, infatti, ci sono anche interventi importanti come il restauro del Castello Angioino Aragonese, la messa in sicurezza di via Carmine Rossi,
la nuova palazzina polifunzionale di Via Taverne ed una complessiva rigenerazione urbana. Passiamo agli eventi natalizi, restando ad Agropoli, dove nei giorni di Natale e Santo Stefano presso la chiesa di San Pietro e Paolo è andato in scena uno spettacolo che ha riscontrato un grande successo di pubblico. Vediamo. Grande successo ad Agropoli per lo spettacolo Vola Amuranza Vola, andato in scena il 25 ed il 26 dicembre presso la chiesa di San Pietro e Paolo nel centro storico della città cilentana. Si tratta di una rappresentazione con musiche e testi inediti in cilentano del maestro Gianfranco Marra con la regia di Antonio Speranza. La performance musico-teatrale, che vede in scena 15 persone tra cantanti, attori e musicisti, parla del miracolo della vita attraverso la metafora della natività. Si tratta inoltre della prima produzione originale di Officina Fuori le Mura e dell'Associazione Mati. Lo spettacolo inoltre entra nel cartellone degli eventi del gruppo artistico che sabato 30 dicembre metterà in scena anche la rievocazione storica del presepe di San Francesco, riportando il centro storico di Agropoli all'anno 1223, nel quale il santo d'Assisi giunse in missione nell'allora borgo cilentano. Ci spostiamo nei suggestivi vicoletti del centro storico di Castellabate per ammirare da vicino il presepe vivente tra vasci e vichi. Si replica anche stasera e il 5 e il 6 gennaio. Immergiamoci allora nell'atmosfera di una volta ricreata dall'associazione Paesanamente con il servizio curato dalla nostra Germana De Ri. Siamo nel centro storico di Castellabate, anche noi abbiamo fatto un giro tra vasci e vichi alla scoperta di antichi mestieri e piatti della tradizione. Venite insieme a noi! Possiamo testimoniarlo, la pizza è davvero buona e soprattutto cilentana! Cilentanissima, una vera specialità! La potete... Stanno gradendo! Molto, molto, anzi fanno anche il ritorno! Cilentana col sugo, un po' bruciacchiata, il contorno, il bordo, tutto buono, potete venire. Quindi questo è sugo semplice e sì. Formaggio. Sugo semplice e formaggio, come le facevano le nostre nonne, proprio all'antica, forno a legna, con le mani d'oro di Maria, Anna Rita, che veramente ci danno una grande disponibilità per questa manifestazione. E poi tra l'altro è anche al caldo la signora, ma tutta la serata bene. Vicino al forno state bene? Sì, sì, no. Tutto bene. E quante pizze state sfornando in queste serate? No, non le conto, tante. C'è tanto impasto pronto, sì, quindi sì, avete sì. Voglia di fare fino a tarda notte? La serata fino a mezzanotte, l'una. Allora buon lavoro! E al presepe vivente di Castellabate, se avete qualche curiosità su come si coniavano delle antiche, potete anche togliervi ogni dubbio, perché qui c'è... Che tipo di banco c'è? Qui praticamente è una rappresentazione di una banca medievale. Abbiamo delle copie in originale, praticamente in trattare del 1098, alla lettera di cambio praticamente, che è un'antenata del nostro assegno circolare, che poi si trasformerà in nota di banco molto più simile a una nostra vecchia carta, qualcuno se la ricorderà ancora, e poi si trasformerà in una banconota, nota a banco, si divide la parola e si inverte e nascerà la banconota. E poi c'è la possibilità di praticamente di coniare una moneta. Andiamo a vedere come si conia una moneta. Andremo a inserire praticamente un tondello, rondella, in questo caso stiamo parlando di 5 grammi di stagno. Diamo praticamente una guida e metteremo la seconda parte della moneta, la figura Federico II di Svevia, in abiti romani. Inseriremo tutto questo qua sopra. Adesso ti devi arrabbiare. Vai. Alzati. Vai. No.
anno la zita non c'era. E invece eccola qua, io l'ho trovata la zita. Ma che è successo? Allora, abbiamo fatto una sorpresa. Quindi è stato tutto una cosa organizzata all'ultimo momento. Ma perché la zita era molto richiesta, parliamoci chiaro. Oddio, devo dire la verità, mi avevano detto se non ci sei tu, non c'è non è Natale. Esatto, non c'è questo trova scevighi, quindi abbiamo deciso anche quest'anno di introdurre la zita. Pronta ad accogliere tutti i visitatori. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vi aspettiamo in questo presepe vivente tra Vascevichi per riproporre questi nuovi mestieri, piatti tipici del posto. E la sposa di una volta? Esattamente, sì. Un po', diciamo, rivisitato, però ci stiamo, dai, 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 sì, sì, sì. Suggestiva rievocazione storica della Natività di Gesù fino al 28 dicembre anche nel centro storico di Monteforte Cilento. Le immagini nel servizio di Francesco Vinci. Ancora un grande successo di pubblico per il presepe vivente di Monteforte Cilento, giunto quest'anno alla 23esima edizione organizzato dall'Associazione Futura. Ieri la prima delle tre serate dedicate alla tradizione presepiale, con la rappresentazione della Natività e la rievocazione dell'evento, con tutti i personaggi storici, da Gesù Bambino alla Madonna e San Giuseppe, passando per Erode, oltre agli antichi mestieri che hanno acceso il suggestivo centro storico montefortese, considerato tra i più belli della provincia di Salerno. Un percorso affascinante che ha visto la conclusione presso la chiesa di Santa Maria Assunta, dove è conservato uno splendido presepe artigianale. Non mancano anche per questa edizione gli stand enogastronomici in Piazza Roma, che hanno permesso di degustare il meglio dei prodotti tipici del nostro territorio, e l'esibizione dei Propaganda Moio ad aprire il programma musicale, che prosegue stasera con l'atteso concerto di Piera Lombardi e che vedrà il gran finale il 28 dicembre con i Taranta Nobes. Un intero paese trasformato in presepe e numeri importanti per una manifestazione capace di diventare nel corso del tempo uno degli appuntamenti più attesi tra gli eventi natalizi cilentani. Voglio ringraziare tutti al nostro evento, il presepe vivente che tutti gli anni si ripete in questo centro storico bellissimo. Credo che voi lo testimonierete con le vostre riprese. È qualcosa di eccezionale. Voglio ringraziare tutti i partecipanti, ma soprattutto l'impegno dei ragazzi che hanno messo affinché l'evento riuscisse. L'evento continuerà con Piera Lombardi, quindi vi invito tutti a vedere il nostro presepe, perché il nostro centro storico permette che sia proprio un presepe vivente. È la location, è il posto, è rimasto tutt'altro, quindi vi invito a tutti gli telespettatori a recarsi qui da noi a vedere questo centro storico bellissimo. Vi aspettiamo numerosi. Magnifico nella sua fattispecie, la location, i luoghi, è tutto molto suggestivo, i personaggi, i costumi sono delle piccole chicche di antropologia culturale molto molto particolari e lasciano molto il turista o semplicemente il cittadino di passaggio, lasciano molta curiosità e soprattutto lasciano molta emozione. Mi sembrava di essere un po' nel set di Mel Gibson, La Passione di Cristo, la location era quasi la medesima se non l'identica, è stato veramente molto suggestivo e autentico. Complimenti all'amministrazione comunale, complimenti al sindaco di Monteforte e alla prossima edizione. Io torno ogni anno qui da spettatore, è uno degli appuntamenti più importanti del Cilento.
Mi ha colpito soprattutto l'ottima organizzazione e la passione messa nell'organizzare questo evento. Spero che possa andare avanti ancora per molti anni. A Vallo della Lucania invece torna il tradizionale presepe vivente del Settecento napoletano organizzato dalla Proloco nel caratteristico Rione Sasso. Immagini ed interviste a cura di Nicola Nicoletti. Vallo della Lucania ricorda il Natale con il presepe vivente. Siamo nel Rione Sasso, uno dei luoghi più tradizionali della cittadina. Andiamo a scoprirlo insieme grazie alla Proloco Gelbison di Vallo della Lucania. Abbiamo pensato di riprendere la tradizione del presepe vivente in un rione storico, il Rione Sasso, che ben si presta ad una dimensione di piccolo borgo per riprodurre il presepe. Il nostro è un presepe del Settecento napoletano, quindi un po' più barocco, un po' più ricco. E riteniamo che in questi tempi, nonostante i tempi siano particolarmente tristi, proprio per questo ci sia bisogno di un pochino di poesia, un po' di magia e un po' di che dia speranza. Quindi, come del resto Gesù bambino, la nascita di Gesù dona speranza, abbiamo pensato quindi di poter in qualche modo donare anche noi, oltre agli auguri, un pochino di speranza per un serenissimo Natale ed un felice anno nuovo. Chi partecipa, quanti sono i personaggi, da dove sono arrivati? Allora, i figuranti in totale sono 75, il più piccolo ha 3 mesi, ovviamente il protagonista Gesù bambino, che è appena arrivato, quindi siamo 75 in totale, 15 scene, ovviamente un intero rione impegnato. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli abitanti del Rione Sasso che si sono messi a disposizione totale nostra, del gruppo e di tutti appunto i figuranti, quindi prestando ceste, prestando utensili, quindi si sono messi molto a disposizione. Quindi dicevo, 75 figuranti, 15 scene, impegnati, il più piccolo a 3 mesi, il più anziano a 70-80 anni, voglio dire c'è una varietà, soprattutto però molti giovani, molti ragazzi, proprio perché ci piaceva l'idea che fosse un presepe attivo, fosse un presepe dinamico, e quindi soprattutto nella zona dell'osteria, ma anche i mestieranti, c'è il fabbro, c'è il falegname, sono tutti ragazzi molto giovani, proprio per coinvolgerli e cercare di anche attirarli a fare aggregazione, quindi a divertirsi con un qualcosa che solitamente viene considerato un po' tradizionale, classico, per non dire altro. Quindi un bel gruppo di cui siamo molto felici e ovviamente che ringraziamo ogni singolo figurante. Sarà un anno quindi anche nuovo per la Proloco, con attività come queste che coinvolgeranno Vallo, ma non solo. No, assolutamente no, è nelle nostre intenzioni già dall'inizio, da sempre, di coinvolgere quanto più realtà possibili, specialmente chiaramente quelle limitrofe. È infatti in programma a gennaio un terzo incontro, già iniziato a Villamare, a Vallo poi, di tutte le Proloco del territorio, che coprono praticamente dalle zone costiere alle zone più interne, proprio per iniziare un discorso di una sorta di consorzio, una sorta di collaborazione, nell'ottica quindi di sviluppare di fare una progettazione comune, proprio per aprirci quanto più è possibile, per essere noi chiaramente fulcro in quanto territorialmente centrali, noi come fulcro, ma voglio dire avvalendoci della collaborazione davvero di tutti i gruppi, specialmente Proloco, ma poi chiaramente siamo aperti a tutte le associazioni. Restiamo a Vallo della Lucania, dove domani è prevista la premiazione dei migliori progetti di Think Green presso la Casa Municipale, un contributo ai giovani che sognano un futuro verde per il territorio. 28 a Vallo della Lucania, Team Green alle battute finali. Ci può spiegare cosa avverrà nel comune vallese il 28? Sì, avremo la diffusione dei risultati del progetto L'ecosistema dell'innovazione, finanziato dalla Regione Campania, realizzato da Sistema Cilento in partnership con il centro LUPT dell'Università Federico II di Napoli. Presenteremo intanto, attraverso dei pitch programmati, tutte le idee start-up che hanno collaborato e che hanno partecipato al progetto, che abbiamo affiancato nella fase di business modeling, nella fase della costruzione del business plan. Premieremo le 5 più meritevoli attraverso una commissione
commissione esaminatrice, le premieremo finanziando le loro attività di imprese, cioè dando loro la possibilità di partire, di costituirsi e di realizzare la prima fase legata all'idea di impresa. Think Green è il seme, l'ecosistema dell'innovazione che ne verrà fuori, speriamo sarà il frutto che manterremo in un territorio del Cilento allargato, che guarda anche al Vallo di Diano, che in generale si innesta in una provincia di Salerno che ha bisogno di nuova linfa e che anche attraverso agenzie di sviluppo locale come la nostra può trovare nuove opportunità e nuove possibilità. Qual è stata la risposta dei giovani a questa progettualità? Ma una risposta molto importante. Noi siamo stati nei istituti di istruzione superiore, abbiamo fatto delle iniziative pubbliche con gli studenti, abbiamo detto loro che quanto è importante formarsi, quanto è importante farlo in un certo modo, quanto però è importante allo stesso modo capire cosa c'è fuori la scuola, cosa si può fare oltre che a divertirsi, oltre che a trovare occasioni per stare insieme. C'è chi pensa al loro futuro, chi prova a far sì che quando loro siano formati, quando loro abbiano delle buone idee, queste idee possano essere accompagnate, possano essere finanziate, le più meritevoli possano meritare di entrare in un meccanismo come start-up, come nuove idee imprenditoriali che possono poi far bene al territorio che ha bisogno di opportunità, che ha bisogno di creare contenitori dove si possono creare posti di lavoro, si possono creare in una parola, come dire, occasioni di crescita. La Regione Campania approva il bilancio 2024-2026. A commentare le misure adottate il consigliere e presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone. Manteniamo tutti gli impegni sociali e diamo ulteriori risorse aggiuntive a comuni e parrocchie per interventi di rigenerazione urbana, di inclusione sociale. Manteniamo gli impegni contro la violenza sulle donne, quindi per sostenere i centri antiviolenza. Facciamo un bilancio che tiene dentro tutte le misure che in questi anni hanno caratterizzato la Regione Campania, in particolare trasporto gratuito agli studenti e possibilità per i minori senza redditi o con redditi bassi di fare lo sport gratuitamente nelle strutture. Ci siamo attrezzati per fare miracoli, per la verità, dall'inizio, perché quando si ereditano 5 miliardi e mezzo di disavanzi pregressi e bisogna restituirli c'è una rata di oltre 200 milioni che sottrae risorse ai cittadini. Il fatto che solo la Regione Campania abbia misure come il trasporto gratuito a tutti gli studenti fino all'università e dia la possibilità a tutti i ragazzi di fare sport, solo la Regione Campania, significa che stiamo lavorando facendo miracoli. E poi abbiamo rifinanziato anche altre misure, come il cyberbullismo, i rider che non erano che erano state omesse più per problemi tecnici con burocratici che per scelte politiche, però diciamo che su tutta la materia delle politiche sociali abbiamo fatto un grande lavoro dal mio punto di vista, perché manteniamo in piedi tutto l'impianto e aggiungiamo altre risorse attraverso enti di prossimità territoriali che sono comuni e parrocchie. Regione Campania che intanto prosegue il percorso di ammodernamento della mobilità presto in circolazione sul territorio salernitano. Infatti ci saranno 62 nuovi autobus green. Vediamo. Una ventina di questi nuovi mezzi entreranno in servizio a Salerno. Continua il piano di rinnovo delle flotte delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma avviato dalla Regione Campania, che permetterà nel giro di meno di 2 anni di vantare un primato. La Campania sarà la regione con il parco di trasporto pubblico più moderno d'Italia. Abbiamo un programma di investimenti nel trasporto pubblico locale che è davvero straordinario. Abbiamo messo in produzione 1300 autobus nuovi, oggi qui a Salerno abbiamo consegnato altri 20 autobus, 10 dei quali sono autobus elettrici per la città di Salerno, 5 per la città di Avellino. Abbiamo ieri consegnato 3 treni nuovi per il trasporto per i pendolari in Poli-Roma e Napoli-Salerno-Sapri, uno sforzo gigantesco per rinnovare il trasporto pubblico locale su gomma e su ferro. Ovviamente questo consente non solo di migliorare il servizio, ma anche di tenere in vita aziende campane che producono sia i treni, la Firema, sia gli autobus. È uno sforzo davvero eccezionale. Ovviamente questo sforzo è parte
di un progetto generale di rinnovamento del trasporto pubblico locale e vedrà a Salerno anche altri interventi. Per la nostra consueta rubrica dedicata alle imprese di eccellenza del territorio diamo spazio oggi allo studio di Consulting Bisogno e di Lascio con sede a Battipaglia che ha festeggiato il ventennale della sua attività a sostegno di imprese e professionisti associati. Le immagini nel prossimo servizio. Serata di celebrazioni nella cantina San Salvatore per lo studio Bisogno e di Lascio che ha festeggiato sulla scia di un 2023 che vola verso la conclusione il ventennale del celebre e stimato studio di consulting fondato da Augusto Bisogno ed Enrico Di Lascio con sede a Battipaglia. Nel corso della serata, trascorsa con tante persone vicine alla storica realtà che tra Battipaglia e Capaccio Pestum annovera centinaia di imprese e oltre 20 professionisti associati, non sono mancati momenti di condivisione sociale e tributi ad associazioni che attraverso il proprio operato hanno lasciato e continuano da imprimere un segno sul territorio. Importante intervento di Giuseppe Pagano, CEO della cantina San Salvatore, parole di stima anche da parte del direttore generale della BCC Capaccio Pestum Serino Giancarlo Manzi ed Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno. Non solo feste e celebrazioni per il ventennale, la serata ha contribuito anche a sostenere attraverso un'apposita raccolta benefica uno dei progetti creati proprio dalla cantina, il Wine Autism Project, che dal 2021 vede impegnato il brand dell'azienda pestana con l'associazione Pairi di Cicerale, volto alla creazione di un vino speciale da tutti i punti di vista nell'ambito di un'iniziativa di sostenibilità e solidarietà a favore dell'Istituto Pairi. Il TG Stile termina qui. Vi ricordo che con il servizio Stile TV Play è possibile rivedere questa edizione del telegiornale premendo il tasto freccia su sul telecomando della vostra Smart TV. Dopo la sigla, spazio alle notizie sportive e all'agenda. Da parte mia un cordiale saluto e arrivederci.